Yeah. I woke up with another siren in my mind. Ok, ho fatto la copertina. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, quale sia il vostro orario non mi interessa, ma l'importante è che stiate vedendo questo video. Allora, io volevo dire che questa è la prima puntata di un Q&A speciale, cioè oddio speciale, lo dico sempre speciale io. No, è diciamo un Q&A con un argomento, voglio fare una serie di Q&A con argomenti. Vi ho chiesto di commentarmi su Instagram una foto in cui vi ho chiesto delle domande riguardanti il fitness, l'allenamento, la metodica. Quindi questo sarà il primo episodio di allenamento e metodica. Diciamo molto semplice, molto facile, che cominciamo da qui, poi magari potremmo spaziarci in anime, manga, film, libri, non so, cartoni, telefilm, figa, non lo so, sono tante cose che potremmo chiedere, però facciamolo, sarebbe divertente. Allora, cominciamo con la prima. Emanuele Ramu chiede: che tech mi consigli per caricare di più nel powerlifting? Per caricare di più il powerlifting non c'è una tecnica, ci sono delle metodiche, delle schede di allenamento che vanno seguite. Non è che vai lì, provi magari, dico una stronzata, provi un 5x5, a tutti va bene. Ognuno deve trovare quello che serve alla propria fisiologia. Magari alcuni va bene un piramidale, alcuni va bene un piramidale inverso, altri sessioni di forza in intermittenza, altri un solo giorno a settimana. Ci sono veramente tanti modi. Quindi io consiglio di trovare un preparatore che sia preparato e che vi aiuti. Comunque, prima di tutto, trovare la tecnica, imparare bene la tecnica e poi da lì provare delle esecuzioni di forza nel tempo. Non caricate troppo se non siete capaci, finite solo per farvi male come me, due ernie e basta, fine. Emma Fitness chiede: quando tornerai a fare i video Foist vs Food e alla fine ti preparerai per Food e carestive? Allora, sono a dieta per questa settimana, cioè devo partire per Milano la settimana prossima e diciamo che mi porterà a dover fare delle foto lì, o da fare dei video, delle foto, diciamo un po' a partire, vedrete tutto. E quindi mi sto attirando per questa settimana. Poi da lì, già dalla domenica, farò un versus food. Probabilmente se qualcuno vorrà sfidarmi io farò un versus food. Quindi se siete al Cartoomix a Milano la domenica, subito dopo il Cartoomix si va da qualche parte a mangiare, ci si abbuffa e vediamo chi vince. E gare e non quest'estate, probabilmente l'anno prossimo, perché ci sono svariati motivi. Che comunque voglio fare gare di powerlifting quest'anno, più una gara forse di strongman, e riportarmi un po' sul calisthenics. E poi ad ottobre magari una gara in fisica. Domanda da un milione di euro chiede: mono o multifrequenza? Visto che quella che me l'ha fatta è un ragazzo che segue e tu fai multifrequenza, non pensi che per me sia meglio multifrequenza? No, scherzo. Comunque, multifrequenza dipende, cioè in base a quello che serve l'atleta. Comunque va cambiata la periodizzazione. Non è che potete fare sempre mono, sempre multi. Va variato in base a quello che vi serve durante quel mese, quel periodo di programmazione. Comunque io sono un fan della multi. Giulia Costella chiede: ciao, è normale che variando spesso gli esercizi per lo stesso gruppo muscolare non si sentano i DOMS? Mi sono iscritta comunque, bravo che ti sei iscritta, mi fa piacere, grande, iscriviti tutto il mio canale adesso, iscriviti. Allora, in realtà il DOMS si sente quando alleni parecchio un muscolo, succede parecchie volte in monofrequenza, quando tu alleni un muscolo a sfinimento il giorno dopo ti fa male, come io che ho dolori ovunque, perché comunque mi alleno a sfinimento quasi tutti gli allenamenti. Se vari esercizi non penso sia anche dovuto a quello, penso sia dovuto anche all'intensità di lavoro. Alcune volte magari lavori di più, alcune volte lavori di meno, penso sia dovuto a quello. Comunque i DOMS non sono un male, secondo me sono anche un bene averli. Se non li hai vuol dire che ti sei allenato poco. Michele Capasso che ci fa 67.800 domande. Per la frutta c'è un limite come fonte di carbo? Sì, perché comunque la frutta sono zuccheri. Se tu ti fai un chilo di frutta sono parecchi zuccheri e non penso che voglia un chilo di zuccheri nel tuo corpo. Il cardio serve solo a aumentare il dispendio calorico? Si potrebbe evitare o ha un ruolo importante nel limitare l'accumulo di grasso? Il cardio è importante, lo fanno tutti, anche i bodybuilder più pesanti che vedete. Lo fanno sia per una questione cardiovascolare e sia per una questione di anche attività aerobica. Serve sempre l'attività aerobica, il fiato e anche per limitare l'accumulo di grasso, sì. Comunque è importante il cardio, almeno una o due volte a settimana va fatto. Sport aerobico e allenamento ipertrofico sono compatibili? Sì, io quando facevo box o crossfit comunque andavo anche in sala pesi. Diciamo che sarebbe meglio dividere le sessioni, no? Tu ti fai 2 ore di box, quanto ne fate voi? 2 ore di box e poi vai a andare a fare un giorno dopo 2 ore di sala pesi. Così come col crossfit, così come con altri sport aerobici, magari la corsa, il triathlon, il pentathlon, che cazzo ne so io? Che fate voi? Fare gare di powerlifting? Sì, probabilmente voglio provare a fare quella Gearhead quest'anno, se no vado al Bertoletti Row e vediamo un po'. La schiena si sta riprendendo, quindi proviamo a farla, vediamo come va la programmazione. Come quante volte pensi vado allenato l'addome? Anche tutti i giorni, se ne hai bisogno. Molti dicono che non va allenato, io penso vado allenato. Comunque allenandolo hai uno sviluppo muscolare anche lì. Cioè non è che non sono muscoli gli addominali. Quindi se li alleni, più li alleni meglio è.
che gli addomini sono come i polpacci, potete allenarli anche tutti i giorni a fine allenamento, vi fate 100-200 addominali al giorno, variate gli esercizi e va bene. Quanto gli si debba sporcare in massa e iniziare la definizione? Non ci si deve mai sporcare troppo in massa. Faccio l'esempio mio. Io l'anno scorso, no, 2 anni fa, 2016, pesavo a settembre 75 kg, 75-76 kg. È arrivato al massimo della definizione a 76 kg. Nel bulk, fino a marzo, sono arrivato a 93 kg ed è una palla di merda. Non lo fate. Non esagerate mai con lo sporcarsi in bulking. Provate anche a sporcarvi in modo pulito. Difficile, ma efficace. La definizione comunque si inizia verso gli ultimi mesi del prima, 2 mesi prima dell'estate, magari a maggio-giugno già deve stare già tirato, quindi penso fine aprile si inizia la definizione di solito. Io la inizio quando mai. Quindi questa è una domanda importante. Cristiano fa, è un po' off topic la domanda, ma rispondo lo stesso. Hai fatto la cacca? Sì, oggi ho fatto la cacca, mi sono svegliato, ho fatto la cacca, mi sono allenato e ho fatto di nuovo la cacca, quindi tranquillo, ho fatta. Francesco chiede: grande giovane, sei sempre bellissimo, se fossi gay ti amerei. Non ho capito. Volevo chiederti, se ti trovassi in un'isola deserta per un tot di giorni senza fonti proteiche, in compagnia del solo Simuno Workout, per non catabolizzare, ti nutriresti del solo citato Simuno? Ma Simo, vigilare il più forte. Io sono più grosso e lo mangio. Mi spiace. Consigli di fare un giorno di braccia e magari abbinare i tricipiti o bicipiti e gruppi grandi come schiena e petto? Sì, forse io non consiglio mai di allenare le braccia da sole. È molto noioso allenare le braccia da sole. Abbinatele a muscoli più grandi. Come al solito, petto bicipiti, dorso tricipiti, dorso bicipiti, che comunque li attivate i bicipiti durante il dorso, petto tricipiti uguale, comunque direi di abbinarli. Quali sono gli esercizi preferiti per l'addome? Quando facevo calisthenics, piaceva un sacco il dragon flag, la scream maker, tutto quello che riguarda comunque il front lever. Dicevo che ho sempre fatto quelli, forse la plank, gli esercizi normali non mi piacciono. Antonio chiede: ciao Giovanni, farei collaborazioni con altri youtuber? Sei forte e continua così? Spero di sì. Spero sì, spero di non continuare tutta la mia vita a fare video con Simone, no scherzo. Comunque, io voglio fare un versus food con Cherry e con Danny. Io voglio sfidare sia Cherry che Danny. Non so, ho questa voglia. E poi, di recente dovrò fare, cioè a breve dovrò fare magari a Milano un video con gli Street Gorilla. Se andrò lì, comunque farò un video lì da loro. Nella loro palestra, è meraviglioso, io voglio vedere quella palestra. E poi con dei miei amici qui del quartiere, che io conosco da tanto. Loro hanno aperto un canale YouTube molto prima di me, io l'ho aperto dopo. E quindi farò un video anche con loro a breve. Probabilmente settimana prossima. Ruben chiede: quando è stata l'ultima volta che hai saltato un workout? Se una roccia continua così. Ragazzi, io non salto mai workout. Io odio saltare gli allenamenti. Sono una persona che anche la domenica vuole andarsi ad allenare, anche a fare poco. Comunque mi piace troppo allenarmi. Odio stare a casa, perché a casa è ingrasso. Mi metto a mangiare e ingrasso. Quindi diciamo che l'ultima volta che ho saltato un workout è stato circa 2 mesi fa, perché sono stato 3 giorni senza allenarmi, perché comunque ero entrato in sovallenamento, stavo un po' male, male non sono febbre, comunque anche psicologicamente, cioè ero abbastanza buttato giù, e ho fatto 3 giorni di pausa. Mi ha portato a prendere 3,5 kg, mangiare come un porco e basta, fine. Non faccio mai, non farò mai più periodi di pausa, anche a costo di morire. Stabi chiede: ciao Giovanni, quelli potrebbero essere secondo te i migliori metodi per aumentare il numero delle trazioni e quali esercizi accessori da abbinarci eventualmente? Trazioni è un po' come i muscle up, no? Dopo che hai imparato a farne anche una, due, tre, tu portati allo sfinimento. Un esempio: io ho cominciato aumentando le trazioni col piramidale inverso, cioè parti con la prima serie col massimo numero di ripetizioni che puoi fare, così per tante serie, 5, 6, 7, 10 serie, puoi fare anche 10 serie, ci sta il 10 per, è efficacissimo, fino a quando magari ne fai solo una, o addirittura le ultime 6 ti dovrai aiutare con un elastico o con l'Easy Station, così come se non riesci a fare nemmeno una trazione, usi l'Easy Station o degli elastici, ti appicci degli elastici addosso e ti aiuti nel tirarti su. Comunque, piramidale, ma o anche magari il 5x5 classico sulle trazioni funziona. O anche potreste provare, se siete forti, una specie di metodo gironda. Se volete, faccio un esempio, avete 15-16 trazioni e volete arrivare a 20, potete provare il metodo gironda. Io l'ho fatto e da 22 sono arrivato a 26 trazioni nell'ultimo periodo, facendo l'8x8 con 30 secondi di recupero. Ma certo, mi è uscito talmente tanto facile, ho provato il massimale di trazioni qualche giorno dopo e ho fatto 26. Ero passato da 20 a 26 così, con 2-3 settimane. Andrea Corazzi chiede: qual è l'errore più frequente nel commettere in palestra? Per ridurre i fianchetti cosa faresti? Vabbè, domanda per domanda. L'errore più frequente da non commettere in palestra è fare le cose da solo. Se non sai fare una cosa, non la fare da solo, fatti aiutare da qualcuno. Cioè, non potete allenarvi da soli se non sapete fare le cose. Finite che vi fate male. Ve lo dico per esperienza personale. Fatevi seguire o almeno vedetevi dei video su YouTube. Dovete fare lo stacco, non volete farvelo spiegare a nessuno, non avete i soldi da buttare oppure in palestra non ve lo spiega
L'istruttore, guardatelo su internet, fatelo bene e fatevi controllare, fatevi dei video durante le esecuzioni, mandatelo a chi magari è più capace e glielo fate vedere, perché comunque è importante non sbagliare soprattutto sui fondamentali. Per ridurre i fianchetti cosa faresti? Non esiste la dieta zona comunque, giusto per dirlo, cioè non puoi dimagrire solo sui fianchetti, corri, ti definisci e poco a poco si levano anche i fianchetti. Non è che se sopra sei bulk così e dici vuoi togliere solo i fianchetti, è facile, no, dimagrisci tutto. Per togliere l'acqua sull'addome cosa faresti? Beh, mi asciugherei. Cioè, prendi un asciugamano e ti asciughi. Cosa ne pensi del power building? Faccio power building ormai da una vita, quindi sì, penso che il power building sia il miglior modo per allenarsi. Powerlifting e bodybuilding insieme, ci aggiungi quello che ti pare, è molto più divertente. Qual è l'errore più frequente che si commette in massa? Diventare ciccioni. Fidatevi, cioè, non diventare ciccioni in massa, è sbagliato. Ah, Matteo Saccardi chiede, in quanto tempo hai imparato la planche? Qual è l'esercizio che personalmente hai trovato più utile per apprendere il movimento? Per fissare un livello base, fai partendo da dove sei partito tu, non so quale sia stato il tuo punto di partenza. Io sono partito e comunque non ero forte, cioè io sono partito nel calisthenics e ragazzi ovviamente non facevo una trazione. Quando cominciavo calisthenics facevo 3 trazioni. Poi col tempo ho imparato il muscle up, col tempo poi ho imparato le skill, il back lever che è la prima cosa che impari, poi... Cacci tua! Io ho rotto dopo aver salutito, non lo so. E diciamo che comunque da dove sono partito è stato difficile attuare magari programmazioni di planche perché non... Se non sai fare nemmeno la propedeutica dell'attack planche è molto difficile, quindi si parte magari dai dips, rinforzi la parte del pettorale, la parte della spalla e poi a poco riesci a fare qualcosa come l'attack planche, advanced planche, cioè advanced attack planche, straddle e poi così via. Io comunque ci ho messo circa tanto tempo, ma quando poi mi sono messo realmente ci ho messo poco, ero già diventato forte di spalle, di petto, grazie alla panca e alla mite ripresse ho fatto la straddle in un paio di mesi, poi da lì altri 2-3 mesi ho fatto la full, poi dalla full ho cominciato a fare full verticale, ho messo dei video anche su Facebook, su Instagram, ovunque ho dei video in cui faccio full planche, poi verticale, piegamenti in planche, full piegamenti. Era proprio forte, cazzo. Ciao Giovanni, vorrei sapere come curare la simmetria. Ad esempio, se hai un petto più sviluppato e uno meno sviluppato. Continua così, sei un grande tu, grazie. Allora, è facile. Questa è una cosa che comunque mi chiedono spesso. Perché anch'io ho delle asimmetrie nel corpo. Ma non è che mi ci concentro perché comunque la parte aesthetics ancora non la sto curando troppo. Ma vi dico, per alcuni miei allievi che magari avevano un pettorale più avanzato dell'altro, li ho curati anche solo togliendogli esercizi magari con sbarre o macchinari isotonici, perché comunque attivare entrambe le parti, se una è più forte si attiva di più e l'altra si attiva di meno, quindi potreste provare con i manubri, con dei cavi, oppure fare anche delle serie isolate su uno dei due pettorali, su uno delle due spalle, bicipiti, anche per pareggiare la simmetria può essere utile, comunque ci sono parecchi metodi per farlo. Arturo chiede, qual è il tuo esercizio in palestra preferito e l'esercizio che più detesti? Ci sono tanti esercizi che adoro, cioè per esempio tutti quelli di forza io li amo, cioè a me piace fare tutti gli esercizi di weightlifting, di powerlifting e tutti quelli che ne conseguono, però se dovessi scegliere l'esercizio fuori da quell'ambito che più preferisco forse è la leg extension, sì, la leg extension è quella che adoro di più, non lo so perché io adoro la leg extension. L'esercizio che più detesto invece sono o i polpacci o i bicipiti, sono le due cose che non mi crescono, quindi io odio i polpacci, odio i bicipiti, odio fare curl, odio fare calf. Fine. Dario chiede, raccontaci l'approccio che hai avuto con le diverse discipline riguardanti i pesi per diventare muscolosissimi. Muscolosissimi. Le diversità specialmente tra i diversi allenamenti delle varie discipline. Ah, ok. Diciamo che io ho sempre fatto power building. Facendo solo esercizi di forza, non è che si riesce a crescere, cioè è complementare. Cioè, se tu cresci con il powerlifting, faccio esempio, ti cresce molto la schiena, magari il petto, le gambe, i glutei, però tutto il resto non ti cresce, quindi ci ho aggiunto il calisthenics. Ai tempi col calisthenics sono cresciuto parecchio le braccia, le spalle, poi ci ho aggiunto il bodybuilding, comunque ho fatto un po' tutto, alternavo un po' gli esercizi, no? Magari dopo che hai fatto powerlifting, poi ti dà 2 colpi ai bicipiti, 2 colpi ai tricipiti, quella che hai fatto. Ciao Gio, il mio punto carente sono le braccia, così ho deciso di dedicarci 2 allenamenti a settimana con 4 esercizi per bicipiti e 4 esercizi per tricipiti ad ogni seduta. Può essere una cosa funzionale, tu cosa mi consigli? Un saluto, li seguo sempre, grande che mi segui, anche io mi seguirei perché è veramente forte. Allora no, sono troppi, 2 allenamenti sono, è un'intensità parecchio alta, comunque 4 e 4 sono lo stesso allenamento, io ti vorrei consigliare, se vuoi fare 2 allenamenti di braccia, ti fai in un giorno, ti fai magari 3 di bicipiti, 2 di bicipiti. Nell'altro giorno ti fai 3 di tricipiti e 2 di bicipiti, così da complementare un po' la fatica, comunque stancare troppo le braccia è inutile, cioè poi non riesci a fare il resto, quindi non dedicare troppo tempo, anche esagerato, alle braccia, dedica tempo a tutto il corpo e vedi che comunque crescono lo stesso. Consigli per aumentare i carichi della panca piana?
trovi una programmazione e la fai. Prima impari la tecnica, poi a poco aumenti il peso. Piramidali, 5x5, 6x6, 8x3, 7x3, 1000x1000. Ci sono tanti metodi. Trovate qualcuno che vi li possa insegnare e fateli. Sono finite le domande, allora spero che il video vi sia piaciuto, perché a me è piaciuto rispondere alle vostre domande. Sono stato molto tecnico, molto divertente, molto bravo, bravo Giovanni, complimenti. E ho registrato per 30 minuti ed è molto divertente. Quindi ci vediamo il prossimo video, che sarà settimana prossima probabilmente, non mi ricordo. Giusto per dirvi, oggi sono 3 mesi che ho aperto il canale, il 28 febbraio, e sono esattamente 3 mesi che ho aperto il canale. Così, per dirvelo. 3500 iscritti in 3 mesi, sono fiero di noi. Grazie ragazzi. Quindi lasciate like se il video vi è piaciuto, perché voi non lo sapete, ma i like aiutano, perché comunque supportare i creators, sia per quanto riguarda la visibilità, per quanto riguarda sapere che il proprio lavoro è stato apprezzato, fa piacere. Commentate con qualcosa qua sotto, magari qualcosa che non pensate sia come ho detto io, o magari qualcosa di cui volete sentirmi parlare in un altro video. Non so, fate voi, sbizzarritevi. Detto questo, seguitemi su Instagram per il prossimo Q&A, che farò le domande lì, e ci vediamo al prossimo video. E ciao ragazzi.